Ciao amici di The Games Machine, siamo sempre io e Fabio allo stand di Microsoft nella giornata pre-Gamescom. Abbiamo finalmente, dopo aver rinunciato in altre occasioni per eccesso di coda, avuto la botta di fortuna, che fortuna, di poter giocare a Cuphead. No, fortuna veramente, perché è bello, poi dici così sembra che non è bello. No, infatti. No, molto bello, abbiamo provato poi per la prima volta i livelli platform, sì. Perché fino adesso avevamo provato solo i boss, ci ha ricordato tantissimo Ghost and Goblins, sì, uguale. È veramente uguale, quindi è abbastanza punitivo, nel senso che una volta che si viene sconfitti a metà del livello bisogna ricominciare da capo. Abbiamo sofferto abbastanza, nel senso che i primi due o tre tentativi è finita malissimo. Dopodiché è andata un po' meglio, siamo riusciti a terminare un paio di livelli. È semplice, in realtà è molto semplice, sono due tasti, però funziona bene, e soprattutto in coop. Esatto, sì, abbiamo giocato in due, e qui appunto la cosa punitiva ulteriore è che se uno muore, succa e aspetta che l'altro muore, oppure finisce il livello e tocca a lui. Ti fa contro, perché così gioca più. Esatto, muori! Però è veramente bellissimo, l'estetica ovviamente è fantastica, ma anche la colonna sonora è eccezionale, insomma... Ghost and Goblins c'è anche la pianta che sputa, sì. Proprio uguale, però è proprio figa, è proprio divertente. Claudio, ci dici quando esce? Esce nell'anno del 2000 mai, quando c'è la festa del grazie, quel giorno lì. Con le quaglie. Esatto, ciao.